This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the Real Cost and the FDA. Nei prossimi giorni, anche all'interno delle puntate di Gong, inizieremo ad entrare un po' più nel dettaglio dei titoli che abbiamo provato qua alla Summer Game Fest, ai play days della Summer Game Fest. Non l'abbiamo fatto fino ad oggi perché ci sono degli embarghi, ma presto potremo condividere con voi le nostre impressioni. Oggi invece facciamo una puntata monografica integralmente dedicata a Ubisoft, che ha tenuto la sua conferenza, conferenza con cui ufficialmente si è chiusa questa lunga settimana della Summer Game Fest. Mi manca già, mi manca già. <ride> L'ultimo evento digitale sostanzialmente. E per l'occasione abbiamo avuto anche la possibilità di entrare in contatto con... Due eh, prodotti. I due prodotti che rappresentano appunto i cavalli di battaglia di Ubisoft per questo 2024. Ovviamente Star Wars Outlast. Che abbiamo giocato e Assassin's Creed Shadows, che invece abbiamo visto eh, in una sezione hands-off, però molto estesa e insomma, eh, ricca di contenuti. Prima di parlarvi dei giochi, vi parliamo però dell'evento. Sì, la conferenza di Ubisoft è stata all'Ubisoft Forward con dei toni e dei modi che hanno, secondo me, un po' romanticamente... Richiamato e celebrato quella che è la tradizione oramai defunta, direi. Delle tre, eh, conferenza in pieno stile Los Angelino, da un teatro qui in downtown, tra l'altro, curiosità, veramente a pochissime centinaia se non decine di metri da noi. Eh, conferenza con l'orchestra sul palco, un palchettino piccino, però comunque di quello stile lì molto hard co con il pubblico in sala e in generale un evento eh, che come dicevi tu ha messo al centro questi due cavalli di battaglia che si è capito devono fare o disfare speriamo fare il 2024 di Ubisoft che arriva da un periodo sicuramente complicato difficile eccetera eccetera eh, e in realtà pochissime altre sorprese è stata una conferenza come l'hai definita tu anche nel video che trovate su youtube vi rimandiamo anche a canale youtube perché lì ci sono un sacco di anteprime scusate e impressioni che abbiamo registrato in questi giorni e che registreremo anche in futuro eh. Una conferenza di mantenimento Nel senso che ci sono stati Gli immancabili aggiornamenti Su tutta una serie di prodotti già lanciati Che vanno da giochi come Avatar Frontiers of Pandora Che si arricchirà di un DLC a metà di luglio eh, E invece Tutti i game as a service di Ubisoft Dal recente Ex-Defiant Passando per il disperato Skull and Bones Per arrivare a The Crew Motor Fest Addirittura For Honor e chi più ne ha più ne metta Forse la parentesi più interessante al di là del focus su questi due prodotti è stata quella dedicata a Prince of Persia. Sicuramente sì, Prince of Persia che è un franchise che quest'anno compie 35 anni e Ubisoft ha utilizzato anche, insomma, nei primi mesi di questo 2024, l'occasione di questo anniversario per arrivare sul mercato con un paio di prodotti che fra l'altro si sono rivelati anche molto interessanti. Eh, stiamo ovviamente parlando di The Lost Crown, il Metroidvania eccezionale uscito a gennaio e invece dell'early ac dell access di The Rogue Prince of Persia, questa versione appunto roguelike di questo action bidimensionale, eh, anche questo è riuscito a colpirci, li ho citati proprio perché eh, nel corso della conferenza Ubisoft ha annunciato due aggiornamenti per eh, questi titoli, il primo è un aggiornamento gratuito per dello the, the Crown. Crown, scusatemi, eh, che includerà una serie di prove che riguarderanno tutti i vari aspetti della produzione, ci saranno prove di combattimento, prove di ehm, platform, prove di destrezza, prove sì, di destrezza sì. e abilità, sembra un aggiornamento abbastanza interessante anche perché appunto è completamente gratuito e arriverà invece un DLC credo a pagamento a sì, settembre immagino assolutamente di sì a, pagamento. a settembre che avrà invece l'obiettivo di estendere un pochino la storia di questa versione del principe. Anche The Rogue Prince of Persia riceve un aggiornamento: il primo major update che porta con sé un nuovo bioma e delle nuove armi, nuove tipologie di nemici. Eh, sicuramente insomma si tratta di due eh, produzioni eh, ispirate eh, che vi consigliamo di tenere d'occhio e è stato piacevole vedere che così come è successo anche come dicevi tu per Skull Bones, Avatar, X-Defiance, Ubisoft anche per questi due titoli, eh, dedicati al principe ha già cominciato a portare avanti eh, la sua politica di supporto continuo forse in questa parentesi prince of persia l'elemento più dolce amaro è stato rappresentato fai, <ride> è stato rappresentato dal eh, ritorno sulle scene di, eh, del remake delle sabbie del tempo un ritorno fra l'altro anche un pochino Aipato dalla presentatrice stessa, eh, cioè, è, è quello che, il fatto, no? che, che si è messa lì a dire: Sappiamo che volete vedere qualcos'altro. Sappiamo che c'è un capitolo nella saga di Prince of Persia che è particolarmente caro al pubblico. Lo volete vedere, ve lo facciamo vedere. Noi eh, siamo stati lì tutti pronti a cogliere qualche novità relativa a questo remake, il cui sviluppo è ripartito da zero dopo il disastroso approccio della divisione indiana di Ubisoft di Pune. Eh, e però quello che abbiamo visto poi alla fine è stato un misero teaser di una manciata di secondi in cui non, non abbiamo nemmeno avuto modo di osservare la rivisitazione del principe, le sue fattezze, qualche meccanica di gioco, qualche ambientazione. C'era semplicemente solo una candela che, proprio a sottolineare il fatto che nel gioco si, ci si diverte a giocare, scusate, la ripetizione con il tempo, invece che sciogliersi, si ricomponeva e di fronte a questa candela si è manifestato prima il titolo del gioco, Prince of Persia Sense of Time, e poi un 2026 che lascia intendere quanto ancora sia per aria il progetto. Sì, diciamo che nel momento in cui mi dici che la strategia del principe ha come tre colonne, le due sono quelle che vi avevamo descritto prima, la terza ci immaginavamo fosse questa, e davvero carichi con un po' di aspettativa la cosa, e poi tutto ciò che mi mostri sono... Ma letteralmente 5 secondi, cioè non credo che sia nemmeno stato caricato su YouTube questo teaser, da quanto è breve. Non fai nemmeno vedere non so, la mano del protagonista e niente altro. Sicuramente quello che ne deduco è che eh, il progetto sia davvero ancora in alto mare. Eh, L'unico elemento di sorpresa che si sono concessi eh, gli amici del publisher transalpino è legato alla saga di Anno, che è una saga un po' particolare, strategica, eccetera, eccetera, che per il prossimo capitolo eh, in arrivo. Nel 2025, ehm, tornerà alle radici e, in particolare, nella culla della civiltà dell'antica Roma. Con un episodio che promettono voler avere una interpretazione della, della grande capitale diversa dal solito, ancora da chiarire. Tutto ciò che è stato mostrato, in realtà, è stato un teaser live action con un attore che, in maniera anche abbastanza ironica, diciamo, predicava in mezzo al nulla, sostanzialmente. E hanno però promesso degli aggiornamenti in arrivo il 18 giugno, momento in cui avverrà. La presentazione ufficiale di questo nuovo progetto. Finita, diciamo, questa, questo colpo di scena in qualche misura ci aspettavamo un approfondimento su qualcos'altro. Soprattutto ci ha lasciato Yves Guillemot, che è il patron di Ubisoft, a cui comunque piace apparire, anche stavolta lo ha fatto chiudendo la conferenza sul palco. E davamo per scontata la canonica One More Thing. Che anche come nome, se vogliamo andare a ricercare proprio un po' la storia di queste conferenze, è un, una semantica che ha introdotto veramente Ubisoft sì, come, come concetto. E quindi era tutto apparecchiato per questa chiusura col botto. Qualcuno si aspettava Beyond Good and Evil, qualcuno si aspettava un ritorno di Sam Fisher e Splinter Cell, qualcuno voleva Rayman. E qualcuno, magari, anche una roba del tutto nuova, visto che Ubisoft ci ha abituato a rischiare. Cosa c'è stato? Quattro secondi, forse addirittura qualcosina in più. È durata più del teaser di Prince of Persia, di una regia imbarazzata che ha tenuto per troppo tempo la camera sul palco, arrivando a inquadrare la gente che sul palco, così come era salita, è poi scesa. Non c'era nessuna One More Thing, ma in apertura e in chiusura c'è stato spazio proprio con quest'ordine per rispettivamente Star Wars Outlaws, eh, che è il gioco sviluppato da Massive, questa grande avventura single player con una protagonista tutta nuova che si allontana dalla mitologia dei Jedi per invece esplorare il sottofondo criminale e un po' freak di, di Star Wars eh, e invece in chiusura Assassin's Creed Shadows che era già stato presentato formalmente nelle scorse settimane ma che proprio durante questo evento ha mostrato per la prima volta una sessione di gameplay con i due personaggi che faranno da protagonisti. E appunto noi andiamo adesso ad approfondire questi due titoli perché Outlaws lo l'abbiamo giocato, come vi dicevo, e Assassin's Creed l'abbiamo visto in una versione addirittura estesa rispetto a quella che si è vista in conferenza. Partirei proprio da Star Wars, che ha avuto l'onore e l'onere di aprire la conferenza, eh, piazzando una presentazione di ben 20 minuti, quindi sì, insomma sì. un minutaggio molto importante presentazione che è stata secondo me estremamente efficace eh, proprio perché all'inizio ci hanno fatto vedere una lunga sequenza di gameplay con un po' di tagli per diciamo velocizzare un attimino le sequenze narrative però comunque sia non particolarmente alterata diciamo no così. diciamo una cosa che secondo me è un grande applauso da fare a ubisoft è vero che avevano il compito un po' facile visto che il gioco arriva il 30 di agosto Quasi dietro l'angolo, e quindi sicuramente il materiale sì. era molto avanzato e ricco. Però il modo in cui ha mostrato degli spezzoni di gioco è stato convincente, è stato molto diretto, molto chiaro. Sì. Ha anche un po' forse tolto quei lustrini da Ubisoft sì. che la spara un po' sempre grande con le presentazioni. e Qui abbiamo visto il gioco più vero, che è un filo da un gredato. Però è un gioco incredibile. Eh no, esatto, e che, e che comunque voglio dire comunque fa la sua scena. No, infatti, brava, è stata ottima la brava Ubisoft perché comunque sia non eh, ultimamente cioè, i, i modi della comunicazione videoludica si sono molto allontanati dall'idea di, eh, di mostrare così tanto gameplay invece Ubisoft sì, l'ha sì. fatto, fatto bene. contropendenza interessante eh, piccola curiosità eh, tutta la sequenza di gameplay è stata mostrata in una versione molto cinematografica con delle bande nere sopra e sotto ah, sì, è eh, che appunto eh, ritagliano questo formato widescreen che di solito si vede al cinema mentre il gioco che abbiamo giocato noi eppure poi lo story trailer che è stato proiettato anche in conferenza queste bande nere non le ha Segno che forse non è un elemento così centrale e distintivo, eh, diciamo, dell'esperienza. E eh, Ubisoft ha cominciato a presentare il gioco con le bande nere, ha finito di presentarlo con le bande nere, ma probabilmente quando lo metteremo nelle nostre console, lo faremo girare sui nostri PC. La possibilità di attivarle sarà un'opzione forse anche un po' remota. Sì, e voglio capire chi le attiva. Però, vabbè, a parte esatto. tutto. Al di là di questo, eh, e al di là della presentazione che è stata efficace, ripeto, il gioco lo abbiamo giocato e ci siamo trovati di fronte a un prodotto che secondo me fa quello che deve in maniera convincente e piacevole, senza strafare, non vuole reinventare la ruota, vuole invece aderire a un canone da action adventure molto, molto pop che va a spelluzzicare di tanto in tanto degli elementi, per esempio, da Uncharted o comunque da altri giochi che. Eh, propongono questo incedere un pochino leggero, non voglio definirlo superficiale. Ma ecco qualcosa Capace che. Facci di bucare sia... lo schermo, mettiamola esatto, così. Più, più... Divertito e spettacolare, che magari è finito e concentrato su un gameplay profondo. A me questa cosa non è dispiaciuta. Eh, nelle due missioni che ho giocato, eh, mi sono trovato di fronte un po' di esplorazione, un po' di puzzle ambientali, qualche minigioco per eh, sbloccare le serrature, tante scalate dinamiche all'Uncharted che secondo me arrivano proprio da lì. E anche un filino di combattimento che alterna sequenze d'azione a sequenze stealth. Ecco, proprio queste sequenze d'azione hanno la forma di sparatorie in terza persona con un rudimentale sistema di coperture, ma questo lo voglio dire e si vede insomma anche guardando in realtà il video, si tratta di, un, uh, di, di sparatorie molto molto leggere. Cioè eh, sono proprio un po' stilizzate diciamo così sì quella parte io il gioco non l'ho giocato ero impegnato a fare altro però devo dirti che avendo visto la conferenza quella parte è l'elemento che mi convince nettamente di meno perché se è vero che come è chiaro questo è un gioco molto immediato molto universale la potenza del franchise di Star Wars potrebbe essere un elemento in grado di far vendere davvero milioni di copie a una produzione del genere, è comunque diciamo che una parte del gameplay eh, è quella di uno sparatutto, e secondo me è comunque un peccato che si vada un filino a mortificare la componente shooter, che è poi una delle modalità con cui il gioco si esprime e si interfaccia soprattutto nel rapporto tra la protagonista e i nemici, cioè è un gioco in cui comunque credo che si sparerà parecchio ed è un po' uno spreco che sì. la parte di combattimento, la parte action sia un po' Così, mortificata. Sì, secondo me mortificare è un termine un po' forte. Diciamo che non, non è spiacevole. No, diciamo magari un, un pochino buttata lì. È un po' superficiale, un po un Don, po superficiale. Così, ecco, diciamo così. ecco. diciamo così. Eh, in ogni caso, invece, l'elemento che secondo me spicca su tutto è proprio la caratterizzazione del mondo. Eh, sì, L'universo sì, brillante, brillante si è visto e rivisto decine, centinaia di volte. Eppure eh, in questo videogame eh, secondo me è proprio rappresentato in una maniera efficace, piacevole, avvolgente che ti spinge a curiosare e che comunque tira fuori e sottolinea quelle che sono le caratteristiche vincenti di questo universo che ogni tanto è anche un po' sporco, un po' brutale Sì, poi lei po che ha quel tono smargiasto, scusate, eh, alla Han Solo, al femminile, con tutto quel sottobosco di criminali, di cose di fregature, di astronavi sferraglianti. E a Proposito delle astronavi, voglio aggiungere un elemento che mi ha colpito molto. Durante la presentazione si è vista una fase in cui la protagonista, dopo aver fatto degli acquisti in mercato nero e cose varie, è salita su un'astronave, c'è stato un momento con una transizione verso proprio lo spazio, tutto molto naturale. Eh, combattimento stile dog fighting, che poi in realtà tu hai provato e mi dicevi che è un altro degli elementi sì. più, più deboli dell'esperienza. Da verificare, aggiungiamo anche invece la componente open world che non vi hanno fatto provare. No, che è un po' strano, però vedremo. Eh, dicevo: impressionante, secondo me, vedere questo momento di escursione spaziale scelta di un pianeta. Ok, ci voglio atterrare. Dirigi l'astronave verso il pianeta e sostanzialmente in tempo reale c'è un caricamento mascherato con l'ingresso nell'atmosfera e con delle nuvole che camuffano un po' il tutto. Ma poi improvvisamente si apre, si squarcia appunto questo velo di, eh, di gas e di nuvole e ti trovi lì direttamente sul pianeta ad atterrare con questo passaggio dall'infinito del, dello spazio al finito di una città magari nel deserto eccetera eccetera che è fottutamente spettacolare e che è per esempio quel proprio passaggio molto molto morbido molto coerente che è mancato a Starfield sì sono d'accordo e diciamo che complessivamente al di là veramente di un po' di downgrade come citavi, qualche elemento che magari è un po' più spigoloso, per me Star Wars Outlaws è agilmente la punta di diamante della line-up di Ubisoft, si è mostrato come un titolo comunque capace di eh, avere dei momenti davvero in cui lascia un po' a bocca aperta il sì, giocatore. Anche fra per una questione anche artistica, sì, cioè lo slow drop sì. fa le cose benino, certo. se non anche proprio bene ottima la colonna sonora, gli effetti audio dei vari sì. più più dei, dei, dei blaster funzionano sempre sì, sì, un, a carattere, è, cioè. a carattere è un gioco che può farcela e secondo me eh, venderà bene, tanti più dubbi invece si concretizzano attorno a Assassin's Creed Shadows che appunto ha avuto il compito di chiudere la conferenza. Ma si è presentato in una maniera che non è stata del tutto convincente. La prima cosa che a me, personalmente, anche quando l'ho visto, diciamo in questa sezione hands-off, eh, ha colpito in maniera negativa è proprio la qualità del colpo d'occhio, della tecnica, del rendering e poi la caratterizzazione di questo giappone feudale. Se per Star Wars Outlast, l'ambientazione, la cornice, insomma, sono un plus valore. Per Assassin's Creed Shadows mi sono trovato di fronte a un Giappone boh, poco ispirato, digitalizzato in una maniera proprio molto basilare. C'è tutto quello che serve: ci sono i ciliegi in fiore, ci sono le risaie, però si tratta di elementi visti e rivisti e complessivamente l'impasto insomma che Ubisoft ha messo insieme secondo me non ce la fa a bucare lo schermo anche perché a differenza appunto dello Snowdrop Engine eh, il motore di Assassin's Creed ha qualche Lanvin. anno in più sulle spalle e insomma magari ogni tanto ha un rendering un pochino più incerto dei modelli poligonali e delle animazioni che per quanto riguarda gli NPC sono molto divergenti rispetto sì, eh. a quelle dei protagonisti guarda io avevo avuto un'impressione Abbastanza negativa, sono sincero, durante l'evento Xbox, dove per la prima volta c'è stato uno scampolo di gameplay. Lì addirittura avevo fatto fatica a riconoscere Assassin's Creed per i primi 20 secondi più o meno. Proprio perché addirittura mi sembrava quasi un gioco doppia di quelli su Cina e Giappone che stanno abbastanza spuntando come funghi. In questo caso devo dirti che il colpo d'occhio complessivo durante l'evento Ubisoft mi è sembrato migliore, mi è sembrato fare il suo, mai da lasciarti a bocca aperta, ma nemmeno da farti storcere il naso. È vero che io il gioco non l'ho visto con l'attenzione con cui l'hai guardato tu e sono d'accordissimo con te su questa grande alternanza nella qualità tra la realizzazione dei personaggi principali e dei vari NPC che pure sono tanti in mezzo alla città. Ma nel loro essere parecchi, sono veramente molto sì. come dire Comunque, basici. Capiamoci. Non è sicuramente un gioco brutto. Però per un titolo che doveva rappresentare eh, anche questo, una ripartenza certo. per la saga di Assassin's Creed, cioè doveva aprire una nuova stagione. Secondo me, anche a livello tecnico c'era bisogno di un guizzo in più, così come probabilmente c'era bisogno di un guizzo in più anche a livello creativo e di gameplay. Perché poi. Il gioco anche sul fronte, diciamo, ludico ha degli elementi che oscillano un pochino fra il convincente e il molto meno convincente. In particolare fa un po' specie che la dicotomia fra i due protagonisti di questa nuova avventura, che sono Naoe e Yasuke, eh, si concretizzi poi in uno di questi due personaggi, ovvero... Yasuke, che è un samurai tutto corazzato, che è legato ad un gameplay molto focalizzato sul combattimento, ma soprattutto su un combattimento un po' stanziale, un po' pesante, molto violento. Alle volte, addirittura, forse un filino troppo, troppo attento mm. all'esaltazione di questa brutalità che rischia di diventare gratuita ma soprattutto diciamo poco in linea con quella che è sempre stata la filosofia e la fantasia che Assassin's Creed voleva vendere al suo pubblico perché che non si muove, ha Diciamo un parkour estremamente limitato: addirittura nella sezione che abbiamo visto, noi neppure si arrampicava su un piccolo muretto. Era piantato a terra. Era proprio. piantato a terra e si limitava semplicemente, alternando due armi, fra cui una katana e un mazzuolo pesantissimo, a spappolare tutti gli avversari che si, gli si piantavano davanti. Con questo nuovo meccanismo di gameplay che prevede sicuramente un filino più di attenzione da parte del giocatore che deve stare attento alle tempistiche, gestire molto meglio le parate, ma che comunque sia non brilla anche a causa di un'intelligenza artificiale che continua a, a fare in modo che gli nemici ti attacchino col numerino con l'altro, col numerino. cioè Sono lì, si mettono in fila, pronti per farsi massacrare via uno, via l'altro. Ma poi, ripeto, anche questo combattimento davvero. Rappresentato da un omaccione, che sì, pesantissimo. E per, guarda per continuare pesante. con il discorso di prima: il muretto non è che lo, lo salta, lo distrugge, cioè sì. ci passa attraverso. E c'è questa esaltazione della forza sovraumana di questo personaggio erculeo, che però poco si sposa con l'idea degli assassini. Io capisco perché ce l'abbiano messo, e forse. La fascinazione di voler mettere un po' il piede in due scarpe, nel senso che eh, Naoi, che al contrario è la ninja, è quella notturna, è quella che si nasconde appunto nelle ombre, è quella che attacca in maniera stealth, è quella che finisce in un, una pozza d'acqua e respira con la canna per rimanere camuffata, eccetera, eccetera. Attacca, per esempio, con il Kusarigama, che è quel falcetto con la catena che può attaccare sia appunto con la falce che con un peso. All'estremità opposta e quindi avere tutto, diciamo, un pattern e un fascino completamente diverso e molto più linea con gli assassini nel dire: Ok, lei è il non plus ultra dell'assassina. Mettiamo un contraltare che dia proprio una varietà tutta nuova per la saga con un personaggio lontanissimo. Lo capisco come concept e secondo me funziona molto bene anche a livello di slide da far vedere all'ufficio marketing. Sulla carta. Sulla carta, esatto. Poi vista applicata al gioco fa un po' storcere il naso e infatti poi non a caso eh, con eh, per esempio i commenti anche delle persone che dei fan soprattutto, tanti sono rimasti comunque affascinati da Shadows ma solo e soltanto. Per no, e addirittura la domanda spesso era ma devo per forza usare Yasuke? Quindi è una scelta sicuramente, sicuramente particolare. Guarda, secondo me è proprio votata al speranza di allargare un pochino la platea di pubblico e di andare a tirare dentro la saga di Assassin's Creed anche chi cerca un intrattenimento un pochino più tamarro, passate nel termine, <ride> però non so se avrà questo effetto o se invece avrà l'effetto di allontanare o alienare un pochino alcuni dei fan storici. In generale, eh, come dicevi tu, comunque eh, con il gameplay con Naoe... Insomma, fa intravedere quelle che sono le fondamenta classiche della saga, c'è qualche novità come la possibilità di strisciare acquattati a terra e addirittura invece quella di spegnere o distruggere delle fiaccole, delle fonti di luce per celarsi meglio all'interno delle ombre. Però, anche in questo caso non è che si siano viste delle novità capaci di cambiare il volto della saga di Assassin's Creed. Secondo me, da quel punto di vista sono andati. Dritti sì. per la loro strada, cercando di fare qualcosa di solido e non sconvolgente, però al tempo stesso, fra molto più in continuità del previsto. Cioè sì, ci avevano raccontato che eh, Shadows dovesse essere il primo passo di un sentiero tutto nuovo. Sentiero, peraltro, anche incarnato ed espresso attraverso Assassin's Creed Infinity, che doveva essere una piattaforma che si componeva di esperienze varie ed eventuali, di cui proprio Shadows doveva essere il passo uno, diciamo, di un cammino lungo. Ecco, pensate che Infinity come nome non è nemmeno stato proferito una singola volta nel corso di questo Ubisoft Forward e alla fine se vai a vedere stringi Stringi lo stesso appunto Excode name Red, oggi Assassin's Creed Shadows è sembrato ben più, come dire, sulla scia di quello che si era visto ultimamente, che non la clamorosa ripartenza, il grande reboot, l'episodio next gen che ci avevano un po' promesso, comunque staremo a vedere che cosa succederà. Anche in questo caso, fra l'altro, bisogna valutare come saranno strutturate le fasi open world perché, proprio come per Star Wars Outlaws, non le hanno fatte vedere quindi non si sa nemmeno quale sarà l'estensione, sicuramente da qui al 15 novembre, quando il gioco arriverà sugli scaffali, Ubisoft tornerà a parlare appunto di Shadows e magari anche a farcelo giocare, quindi in quel momento poi vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso, complessivamente direi che siamo arrivati comunque a questa, alla fine di questa puntata monografica, appunto raccontandovi di questa conferenza di mantenimento, di mantenimento però comunque, e chiudiamo così, piacevole da guardare, la dimostrazione che seppure non hai chissà quale contenuto, ma riesci a confezionarlo bene, dargli un po' di ritmo e soprattutto non sbrodoli sulla lunghezza ecco. e non vuoi fare una conferenza di due ore, ma ti accontenti di stare entro l'ora, alla fine te la porti a casa. Con questo direi che abbiamo chiuso questa puntata, restate ovviamente da queste parti perché arriveranno poi nel corso dei prossimi episodi tutte le nostre impressioni sui titoli che abbiamo giocato alla Summer Game Fest. Ciao! Ciao.